intanto come stai, perché mi pare che anche oggi qualche problemino era proprio evidente che ce l'avevi. Sì, sì, ma come ho detto prima non mi va di lamentarmi, se era a disposizione vuol dire potevo giocare, poi il resto lo sa lo staff medico, lo staff mister, lo sa chi lo deve sapere, sto come stava all'inizio, quindi ho stretto i denti e ho giocato e niente, parliamo della partita del Vicenza che è più importante. Sul gol ci sei arrivato, però non sei riuscito a tirarla fuori, l'hai toccata. Sì, è stato un tiro a posizione ormai da appena dentro l'area, a posizione avvicinata, quindi ho provato a levarla, ma non ci sono riuscito, però credo che insomma siamo stati un po' troppo leggeri in occasione del gol. Tu da dietro che hai la visione della squadra, hai visto un Vicenza oggi in difficoltà, non è riuscito quasi niente, tanti passaggi sbagliati, tanti contrasti persi, un po' troppo lenti, macchinosi, poi insomma a 2, a 3 in mezzo, quando la giornata non va il modulo non c'entra niente, proprio non gira niente, infatti il mister ha cambiato penso 6-7 volte la squadra, ma il risultato più o meno è sempre stato lo stesso, proprio una giornataccia. Sì, sì, una partita, una prestazione sbagliata, toppata credo, perché come hai detto tu abbiamo sbagliato tanto, abbiamo creato poco, abbiamo in maniera confusionaria magari siamo andati in avanti a cercare il pari e rischiando magari anche di subire situazioni di contropiede importanti. Certo, prendere gol dopo 10 minuti condiziona una partita, però ripeto, credo che oggi abbiamo sbagliato proprio prestazione, questo deve essere un campanello d'allarme importante per il proseguo di questa stagione che, come ho letto, dice il mister, è nata storta, ma bisogna metterla a posto come stiamo facendo perché è di fondamentale importanza per Vicenza. Sì, è chiaro che forse si è tornati, non so, a me questa partita mi ricorda tanto la partita con Latina, dove magari là il gol è venuto dopo, però insomma tante difficoltà contro un avversario chiuso e poi l'errore probabilmente che si è fatto di non capire che quando non si può vincere si deve non perdere. Secondo me Latina è andata in maniera completamente diversa, abbiamo fatto una prestazione con Latina, c'è stata, abbiamo creato, abbiamo subito gol su un'ingenuità, sul rigore. Oggi, ti ripeto, abbiamo preso gol dopo 10 minuti, quindi capire che non si poteva, se non si doveva perdere, insomma, dopo 10 minuti credo che insomma condizioni una gara, è una prestazione, ripeto, secondo me è sbagliata, è da tutti, sotto tutti i punti di vista, è questo. Secondo te, poi discuterete lunedì, più un problema di testa, perché di fisico insomma in 7 giorni non puoi passare a una gara come quella di Bari in cui corri fino al 95esimo, 20 a terra, stasera insomma non è che in settimana puoi perdere la condizione. No, no, infatti sicuramente la prima cosa dove dobbiamo lavorare è sull'atteggiamento e l'approccio alla partita, che oggi è stato diverso da quello di altre volte, e poi ti ripeto si è messa su dei binari sbagliati e da lì è stato un susseguirsi di errori che non ci ha permesso nemmeno di pareggiare. Quando succedono queste partite qua in cui non si riesce praticamente a combinare niente di buono, è anche difficile capire perché a parte il tuo tiro al 39esimo della ripresa non avete creato altre occasioni? No, non abbiamo fatto una grande partita come abbiamo fatto le altre, questo non so perché, quindi adesso sabato c'è una partita molto importante e speriamo di rifarci sabato, dai. Una Vicenza che se lo paragoniamo a quello di Bari e quello con la Spal, ma quello di La Spezia, quello insomma non è nemmeno lontano parente, oggi non ha funzionato niente. No. Però, come ho detto, all'inizio non siamo partiti male, poi abbiamo preso i gol, ci siamo un po' mosciati e poi non siamo riusciti a prendere la partita. Però non siamo quelli della Spala, non siamo quelli del Bari. Però adesso, come ti ho detto, sabato c'è una grande partita e speriamo di fare un grande risultato. Io non sono proprio d'accordo con te, perché si vedeva subito che loro avevano iniziato la gara con un altro piglio e voi non riuscivate a forse anche a trovare posizioni in campo, può capitare, ma voglio dire quello che fa specie è che tutti, non ce n'è uno che abbia fatto una gara da 6, ed è strano dopo la grande partita di Bari, anche se si è perso, perché nel calcio si può perdere, magari come a Bari senza dubbio sì, come stasera no. Non lo so che cosa allora è successo, che ti ripeto, abbiamo toppato la partita in casa troppo importante, non so perché, non te lo so dire,
forse perché erano troppo chiusi, non so, forse per fare la partita noi non siamo tanto bravi a giocare la palla, noi siamo per fare le ripartenze, quindi è andata male oggi, dai, e ormai pensiamo alla prossima. Senti, l'unica azione, tra l'altro anche bella della gara, questa manovra sulla destra, il cross basso di Puccino, la finta di De Luca, tu che hai calciato, Schiavi ha deviato, ma Gomis ci è arrivato con la manona lì. Sì, io non l'avevo visto, ho visto subito che ha messo la mano che è 2 metri, ho visto che l'ha parata, non ci credevo, però che dobbiamo fare, i portieri sono pagati per parare, no? Quindi hanno la parata. Tu che sei un combattente, uno insomma, che non molla mai, che stasera tutto sommato dal punto di vista della determinazione hai mostrato di essere quello che magari ci credeva di più, bisogna prendere lezione da sconfitte come questa, perché bisogna ripartire. Sì, come ti ho detto, io non vedo l'ora di che se è lunedì, così facciamo un grande allenamento e ripartiamo subito alla grande, che c'è una grande partita, come ti ho detto, l'Ascoli, che è una partita molto dura e importante per noi, per la corsa salvezza. Oggi anche tu insomma confermi, sei d'accordo con me, c'è niente da salvare, e probabilmente insomma magari la mente fredda lunedì cerca di capire perché, sì, perché sì, adesso sì, è difficile. Sicuramente il mister lunedì ci dirà gli errori che abbiamo fatto, noi parleremo e vediamo cosa possiamo fare per venire fuori per fare sabato una grande partita.